Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Come preannunciato le altre volte, cominciamo ad aprire un po' di più, già dal precedente video l'avete visto, la nostra gamma di prodotti da presentare. Una cassa Bluetooth, mica male, tutta da scoprire. Sì, faremo direttamente con voi l'unboxing, quindi lo facciamo insieme. Ma prima di questo vi invitiamo ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella in modo tale da non perdere gli altri video, quindi le notifiche che vi possono arrivare quando presenteremo nuovi video. Ma prima di tutto questo io direi di partire con la sigla! Procediamo adesso con l'unboxing. Lo avevamo precedentemente aperto per vedere l'integrità del prodotto, onde evitare di trovarci a fare il video e poi era tutto quanto distrutto. Allora, questo via. Eccola qui, la cassa che vi abbiamo menzionato prima. Vediamo qualche caratteristica velocemente sulla confezione. Dice che naturalmente, vabbè, batteria FM. Allora, l'FM poi dopo specificheremo meglio, servirà un'antenna. Cavo AUX, stereo, TF, c'è la possibilità di inserire delle schede. All'interno della confezione un jack 3,5-3,5 per poterlo collegare a altre fonti, magari il cellulare piuttosto che un MP3. Cavetto USB, mini USB per poterlo alimentare. E poi sottovuoto la cassa della IGOS. Esteticamente è carina, peso buono, niente di che. Qui sotto ha degli adesivi, togliamo la plastichina 1, togliamo la plastichina 2 e queste sono le antiscivolo. Ottimo, non scivola proprio, fantastico. Fa egregiamente il suo lavoro come antiscivolo. Nella parte posteriore troviamo l'ingresso per la scheda, l'accensione e lo spegnimento, l'ingresso AUX, mini USB e USB. Nella parte sopra troviamo la cornetta, perché può fare anche da viva voce per il cellulare, la M, che staremo poi a vedere nel dettaglio cosa vuol dire, play e pausa, avanti e indietro. Esteticamente a noi piace, sicuramente c'è qualcosa di meglio, ma dopo proveremo a farla suonare insieme. E adesso procediamo con le caratteristiche tecniche. Ed ora ragazzi, parliamo un po' delle caratteristiche tecniche di questa cassa Bluetooth IGOS. Ha integrate all'interno due casse da 5 watt che da quello che per ora abbiamo letto in varie recensioni funzionano egregiamente, dopo le proveremo insieme. Possiamo dire che ha un Bluetooth 5.0, quindi di ultima generazione, che dà molta stabilità, non sono stati riscontrati problemi e vi permette un range di distanza massimo di 10 metri all'incirca. Questo è quello che è stato visto, ma poi lo proveremo magari. Certo, sì, sì. Vediamo anche in casa con i muri cosa succede. Ha una batteria integrata da 2000 mAh che vi consentirà un'autonomia dichiarata dal produttore di circa 6 ore. Vedendo un attimino le recensioni, appunto, si parla di 4 ore. Noi la testeremo e vedremo come sarà. Comunque, la media di quello che ho letto, 4 ore più o meno. Sì, beh, poi diciamo che comunque la comodità dell'USB. Io per esempio in macchina ho l'USB che ricarica, quindi eventualmente se sono stato in giro, quando torno in macchina gli do una caricata. Non sarà veloce come il caricabatterie di casa, però perlomeno qualcosa che va a tamponare magari la mancanza di energia. Esatto, la comodità è che non è che la puoi mettere lì e basta perché sei vincolato dalla presa. Certo. Te la puoi comunque portare in giro dove ti pare, in ogni caso. Tempi di ricarica, sempre circa 4 ore, quindi utilizzo e ricarica si equivalgono. Si eguagliano, esatto. La cosa bella, e poi vi diremo il prezzo, è che a questo prezzo, che poi scopriremo insieme, con calma, ha tanti supporti. Cioè, come mi diceva prima Miki, può contenere una micro SD, quindi vi potrete caricare i vostri begli MP3 e ascoltarveli. Ha la presa AUX jack da 3,5 in entrata e uscita, così potrete collegarla al PC, al cellulare. Insomma, se non volete usare la batteria del cellulare perché collegandola, certo, col Bluetooth vi si scarica in fretta, è una cosa molto comoda questa. E inoltre
ha la USB e la micro USB, quindi svariate tipologie di collegamenti. Tutto quello che vorrete fare lo potrete fare. Altra cosa interessante è la cornetta che troverete qui nei pulsanti sopra. Questo vi permetterà di effettuare una chiamata proprio, perché ha un microfono integrato nascosto e quindi questo vi consentirà l'utilizzo di come se fosse un viva voce. Certo. Semplicemente questo. Quindi probabilmente anche in macchina lo posso usare come viva voce. Sì, tranquillamente, basta metterla lì in macchina, tra l'altro anche senza cavetto volendo, perché appunto ha la sua autonomia. Insomma ragazzi, è un bel materiale, nella parte frontale la cassa è ben fatta, laterale è plastica naturalmente. Beh, però mi piace, però è bella, al tatto sì, mi dà idea di solidità. Esatto. Proviamo ad accenderla, vediamo se fa qualcosa di particolare. Prima di tutto, per ingolosirvi, diciamo il prezzo, perché è una cassa che costa solo... €19,90. E con queste caratteristiche non è così facile trovarla che suona così bene come ci hanno detto. Adesso testeremo anche noi e insieme a voi scopriremo se è vero oppure no. L'ultima cosa, poi la testeremo, nella parte superiore c'è il tasto con la lettera M che vi servirà a switchare le modalità di utilizzo, quindi dalla modalità Bluetooth alla modalità micro SD alla modalità AUX alla modalità FM. Quindi radio. Insomma ragazzi... Ha tutto questa, allora, cassa Bluetooth. Sì, sì, no, allora possiamo dire che con le caratteristiche che abbiamo appena elencato, per il prezzo che ha, sembra qualcosa di eccezionale. La prova del 9 sarà quando l'accenderemo e la collegheremo al cellulare col Bluetooth. Esatto. Per sentire come se la cava con una musica che ha un po' dei bassi particolari. Esatto. Abbastanza rimarcati. Ma bando alle ciance, io direi di accenderla. Allora, per l'accensione, come vi dicevo prima, c'è il tasto qui di accensione. Bluetooth mode. E ci avverte che è in Bluetooth mode, quello che serve a noi. Adesso Marco vi farà vedere come poter associare la cassa al cellulare e la faremo suonare. Quindi ragazzi, andiamo nel Bluetooth del vostro telefono, facciamo una nuova ricerca. Le istruzioni dicono che dovremo trovare BT Speaker. Bene ragazzi, basterà entrare nelle impostazioni del Bluetooth del vostro telefono, fare una ricerca dei dispositivi presenti e troverete BT Speaker. Basterà cliccarci, abbinarlo. Come avete sentito, la cassa emette un suono e sul cellulare ci dice anche che è connesso e la batteria all'80%, quindi c'è anche batteria per poter fare le prove. Ora sentiamo un po', torniamo in diretta nel video e sentiamo un po' come suona questa cassa. Adesso faremo la prova audio, dopo aver visto come si collega. Vi ricordiamo che ci stiamo attrezzando anche per quanto riguarda la parte audio per migliorarla sempre più, ma nel frattempo facciamo partire la traccia audio che abbiamo deciso di riprodurre. Tenete presente che magari dal microfono è un Rode, però... probabilmente non vi arriverà un suono eccelso, magari come quello che sentiamo. Poi magari la sentiamo in maniera esponenziale. Esatto, boh, adesso lo scopriremo insieme a voi. Andiamo? Vai! Hai copyright! Prova effettuata. A noi dal vivo dà idea di comunque sostenere bene i bassi, di riprodurre bene l'audio. Suono pulito, non pulito. C'erano rumori strani che a volte può capitare nelle casse low cost di trovare. L'unica cosa è che il volume viene regolato direttamente dal dispositivo che ci collegate, quindi non ha un suo volume. Dovrete collegarlo al cellulare piuttosto che ad altri apparati e regolare poi il volume dall'altro apparato. Esatto, poi non vi aspettate una cassa da discoteca. È una cassa che fa il suo lavoro, fa ascoltare musica a un livello giusto, direi. Sì, cioè. Però se vi aspettate che spari a 500 watt, non lo fa. No, sono due casse da 5 watt all'interno. Però sì, si sente veramente bene. Ora ragazzi, proviamo a vedere un po' come si sente la modalità viva voce. Quindi proviamo a fare... Michele si è spostato nei meandri della casa. E proviamo a far partire la chiamata verso Miki. Sto chiamando. Sentite?
Pronto? Si sente molto alto. Ciao Miki, sei in diretta da Tutto Tech. Oh, ciao amici di Tutto Tech. Come potete... Come si sente? Si sente bene, dai. Di qualcosa. No, io ti sento perfettamente. Ecco, anche questo è importante, vuol dire che il microfono interno sta funzionando bene. Le cazze hanno il problema di sovrapporre l'audio o comunque renderlo metallico. Io invece ti sento veramente bene. Perfetto, ragazzi. Anche questa prova è andata. Effettuiamo ora l'ultima prova che ci rimane da fare, il cavo AUX. Abbiamo collegato la cassa direttamente col mio portatile. Nel momento in cui ho inserito il jack all'interno della cassa, mi ha riconosciuto la fonte e mi ha detto che la modalità passava da Bluetooth ad AUX. Sentiamo ora l'audio collegato col cavo AUX. Stop, perché sennò potremmo avere problemi. È no copyright music, però meglio non correre i rischi. Allora, proviamo a passare adesso all'ultima modalità che ci manca, la modalità FM. Ma qui storce un po', però. Che musica è? Questa deve essere musica a un flunz. Ma la modalità FM, effettivamente, senza un antennino, che costa comunque pochissimo, anche 89 centesimi. Sì, 80 centesimi. Su Amazon, senza quell'antennino, non funziona la modalità FM. Quindi un altro piccolo investimento, superate i 20 euro e avrete anche una radio portatile praticamente. Quindi tirando le somme facciamo i pro e i contro. I pro: abbiamo una cassa compatta da un peso comunque contenuto, semplice da utilizzare perché comunque i tasti sono intuitivi, sono pratici, la colorazione, il materiale a noi sembra buono. Avete tante possibilità di poter connettere questa cassa. Il design è semplice, la parte audio a noi sembra veramente eccezionale, cioè non storce, non dà problemi. La possibilità di portarla in macchina per utilizzarlo come viva voce, ma anche in casa. La durata della batteria, siamo sulle 4 ore, quindi... Quello magari può iniziare a diventare un contro, nel senso che 4 ore di ricarica e 4 ore di utilizzo non è proprio una batteria eccezionale, però... Se vogliamo spostarlo un po' più sul Pro, se lo utilizzate come kit viva voce, potete utilizzare il cavo AUX o il cavo USB, lo collegate alla macchina e quindi continuerà a funzionare utilizzando la ricarica continua. Il contro è l'antenna, quello che dicevi prima. Se avessero messo questo cavettino, bastava semplicemente un cavettino di quelli piccolini all'interno della confezione, sicuramente avrebbe avuto un voto più alto. Passiamo al voto Tutto Tech. Rullo di tamburi. Il voto Tutto Tech per questa cassa è 8,5, ragazzi. 8 non e prende mezzo. Un 10 per i motivi che vi abbiamo detto. Piccole cose che però, appunto, essendo così piccole e facilmente risolvibili, potevano farle. Tutto Tech la consiglia. Sì, sicuramente la consigliamo e vi mettiamo il link qui sotto in descrizione. Bueno. Detto questo, io direi che Marco può tossire. Perfect. Se avete domande, fatele qui sotto nei commenti e io direi al prossimo video. Esatto. Seguiteci, ragazzi. Ciao. Ciao.